ruolo delle unioni dei comuni o di enti che si associano proprio perché appunto le sfide sulle quali dobbiamo intervenire, dalla mobilità all'energia, dalle sfide politiche, sociali, eccetera, richiedono appunto la capacità di mettere assieme risorse, persone, idee che da sole altrimenti non ce la farebbero e ci serve soprattutto anche per ottimizzare e mettere a sistema appunto tutta una serie di progettualità che altrimenti rimarrebbero poco efficaci e molto si disperderebbero energie sul territorio. Quindi io appunto come dire, da progettista, da consulente, mi viene da sollecitare appunto la politica proprio a rafforzare questo approccio che sia sovraterritoriale e soprattutto che coinvolga sempre di più il tessuto imprenditoriale privato che ormai ha un po' il ruolo di leadership in tutti questi processi di transizione economico e sociale. Uno dei temi sicuramente più importanti su cui sicuramente ci sarà un'importante riflessione da fare è quello della mobilità, che chiaramente con il Covid si apre veramente un momento di riflessione completamente inedito, completamente nuovo, e mette anche in discussione alcuni paradigmi che sono stati abbastanza consolidati. Secondo me il fatto appunto che mi ha citato prima che non verranno più finanziate comunque la parte delle autostrade, non è, diciamo, la priorità, il core appunto del recovery. Questo è un segnale sicuramente molto forte. Secondo noi c'è tantissimo lavoro da fare nelle città e nei piccoli fino ai piccoli borghi, soprattutto nella riprogettazione dei luoghi e soprattutto, secondo me, oltre a diciamo, rendere più sostenibile, più resiliente il sistema della mobilità, certamente anche recuperare il bello, la bellezza come principio e valore importante.